Buongiorno a tutti, eccomi qui oggi, altro giretto. Oggi mi trovo qui a Ponte, in Val Formazza. Andiamo a fare, perché c'è anche lì mio fratello là in fondo, che oggi ci vedo il mio fratello con me. Andiamo a fare questo sentiero che ci porta su al rifugio Margaroli. Adesso andiamo a prendere la seggiovia che c'è là sopra, là in alto lì. In teoria non devo partire da qui, devo partire da Canzo, un paesino alle mie spalle, ma non c'era parcheggio, quindi abbiamo deciso di partire qui da Ponte, Val Formazza. Abbiamo lasciato qui la macchina, lì c'è un bellissimo parcheggio, e aspetta che giro la telecamera, e in pratica adesso la strada che prendiamo, questa da qui, che ci porta alla seggiovia. Quindi vabbè, tiriamo via quel pezzettino lì, partiamo da questo punto qui, prendiamo la seggiovia e poi dovremo andare sopra di lì, e poi da lì c'è tutto un sentiero che ci porterà su al rifugio Margaroli, e poi da lì c'è anche la diga, il lago Vanini. Andiamo a prendere la seggiovia. Siamo qui adesso sulla seggiovia che ci sta portando. Michele, com'è? È bello, anche la giornata è molto calda, non è freddo. Vado, io sono qui con lo zaino che mi sta spingendo in avanti, mi sembra di volare giù veramente. Allora, dai, andiamo su, va, che ci sono una bella giornata. Eccoci qui. Adesso abbiamo lasciato la seggiovia lì alle nostre spalle e proseguiamo per il nostro sentiero, dovrebbe essere di qua. Michi, com'è il primo pezzo? Me lo ripeto, eh. Poi noi per di più senza ciaspole, quindi si scivola un po', c'è un po' il fondo ghiacciato, quindi senza ciaspole è un mezzo casino. Metto due piedi sotto le scarpe, quindi e va. Abbiamo fatto un bel pezzo di là, che c'è una bella salita. Consiglio veramente a tutti di portarsi dietro le ciaspole, perché noi siamo senza ciaspole, infatti se potete vedere sono proprio... Però consiglio a tutti di portarsi dietro, perché in certi punti è veramente ghiacciato e si fa veramente fatica a salire. Adesso si procede sempre di qua, siamo all'altezza di 1936 adesso, non dovrebbe mancare tantissimo, però gente, ce n'è bello, perché comunque... Sono stato due coppie di ragazzi, mio fratello, e là in fondo c'è altra gente che comunque con le ciaspole arriva fino là in fondo. Vediamo cosa ci aspetta. Finalmente siamo arrivati, ecco lì il rifugio Margaroli, c'è scritto 2194. Arrivati qui al rifugio, ecco qui alle mie spalle, adesso ci fermiamo qui, mangiamo qualcosina e poi torniamo indietro. Guardate che spettacolo, qui alle mie spalle. Vedete le batterie, le prendo lo sprizzone lo chiamano qua, lo sprizzone. Cioè, guardate come si è preso lui, cioè, ma si può, cioè, ce la fai il bottone indietro? Ale, va bene, lo scivolo di più. Io pensavo che era finito qui, no, ma invece guarda qua, ci ha fatto il gestore del rifugio, cioè giustamente ci ha fatto il lardo, salame col pane e il formaggio. Cioè, dopo devo mangiare pure la polenta, Michele. E che polenta, ragazzi. Visto che quest'anno comunque è l'anno del turismo lento, pubblicizziamo un po', perché loro comunque hanno veramente bisogno. È arrivato il momento di mangiare. Ecco qui la polenta con lo spezzatino. Michele si è preso, aspetta che gira, sennò Michele si è preso il suo vino. Michele, com'è andata la mangiata? Bene, adesso si sta bene. Molto bene. Mangiato bene? Sì, sì. Vino com'era? Vino era buono. Perfetto. Mi stavo dimenticando di dire, infatti, a chi vuole fare il percorso GTA, in pratica il rifugio qui, questo qui alle mie spalle, è una di quelle tappe, quindi c'è la tappa qua.
Allora, prima quando sono saliti su mi ero dimenticato di farvi di dire una cosa. In pratica qui abbiamo il cartello, vedete che vedo se riesco ad andare giù ma mi sprofonderò, il cartello dove porta al rifugio Miriam, 10 minuti per andare su, quindi aspetta che vengo fuori. Si sale la ponte, si sale su e poi dopo c'è la deviazione che si va su di là, infatti vedete che là in fondo c'è gente che sta salendo, se si vede là, ecco di là, che vanno su e vanno su all'alto rifugio, quindi trovate anche questo rifugio, se non vuole andare al rifugio che siamo stati prima noi può deviare e salire su da questa parte di qua. Che quando c'è il sole veramente ragazzi si sta veramente ma veramente bene, fa veramente caldo, adesso nel tornare giù in questo pezzo qui che vedete adesso qua, stamattina erano ghiacciati, invece adesso la neve giustamente qua, battendoci sul sole si sta sciogliendo e quindi riusciamo tranquillamente a scendere. Abbiamo finito, alle nostre spalle c'è la discesa che abbiamo fatto adesso per scendere giù e qui ci sono i cartelli. Continuiamo da partire da Kansas, dovevamo partire, ma non siamo partiti da lì come vi ho spiegato stamattina. Adesso andiamo a prendere la seggiovia che ci riporta giù. Si sta divertendo Michele, molto si sta divertendo, perché io veramente, io... No, Fe, non ti muovi troppo. Io ho una grossa paura e lui si prende in giro. Balordo, ecco da qua. Eccoci qui in macchina, finalmente anche oggi abbiamo finito questo giro, bello, ci siamo divertiti, che dici? Sì, è stata una bella giornata. Bella sì, anche perché comunque la giornata è veramente bella. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se vi piace, è piaciuto questo video lasciare un like e di lasciare qualche commento, dai. Niente, dai, spero per il mese di marzo di fare un altro video, riuscire almeno nel periodo invernale di fare un video al mese, e almeno così io mi diverto e se voi vi divertite a guardare i miei video sono molto contento. Ciao, alla prossima. Ciao.